edizione di Stadio News 24, in studio Giulia Anello. Prima l'Inter e ora il Monaco. Simone Lofaso è uno dei giovani più interessanti del Palermo ed il suo futuro potrebbe non essere in Sicilia ma proprio nel Principato di Monaco. I monegaschi offrono 6 milioni più bonus al club di Viale del Fante e al giocatore verrebbero garantiti 5 anni di contratto fino al 2022. L'ultima parola adesso spetta la dirigenza rossanero. Mercato in fermento per il Palermo che guarda in casa Nizza. Il DS Lupo starebbe valutando infatti il profilo di Vincent Marcel, il francese che in Costa Azzurra ha giocato sia come esterno destro e sinistro che come trequartista. Un altro obiettivo sembra essere sfumato: Fabio Lucioni sarebbe ormai ad un passo dal rinnovo del contratto con il Benevento, rifiutando dunque la corte del Palermo che aveva offerto al giocatore un contratto triennale. Dopo Antè, il nome nuovo in cima al taccuino rosanero sembra quello di Zambelli. Sono giorni frenetici per il nuovo direttore sportivo del Palermo, Fabio Lupo, al lavoro per costruire la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie B. Un mercato iniziato a rilento, complici anche le vicende societarie alquanto turbolente. Vicende che però non destabilizzeranno l'ambiente dall'obiettivo di tornare presto in Serie A. Noi, sottolinea Lupo, vogliamo creare un Palermo che diverti e che riporti l'attenzione sulla questione del campo. Il nucleo della squadra, conclude il DS rosanero, giù dei valori, adesso dobbiamo solo affermarli. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.